sono nato a Campobasso, mia madre è anche di Campobasso, buon'anima, perché è morta da un anno purtroppo. E voglio raccontarvi un po' della mia infanzia. La mia infanzia purtroppo non è stata molto felice. Come dicevo prima, sono nato a Campobasso, mia madre, perché non aveva la possibilità economica di adottarmi e di crescermi, e mi portò all'Annunziata a Napoli. Dopodiché all'Annunziata sono stato un anno e mezzo, due, non so, e mia zia, cioè sorella di mia madre, sapendo le condizioni di mia madre, mi portò, con la scusa di tenermi con lei, mi portò in collegio, nelle Marche, precisamente in Ancona, Osimo, da quelle parti. E là sono stato da tre anni, fino all'età di 12-13 anni. Appunto, non è stata un'infanzia molto felice, perché mia madre stava lontana, anche se ero un bambino la desideravo come la desideravano tutti gli altri bambini di solito, perché in collegio ci stava il fatto che ogni domenica venivano le madri dei bambini a trovare, a portare tutte queste cose che si portano nei colloqui, no? Caramelle, tutte queste roberie così. E allora io in un certo modo soffrivo pure, perché non vedevo mai mia madre, le suore mi incoraggiavano, dicevano non ti preoccupare, quella viene, e io invece mi mettevo in un angolino, effettivamente piangevo, non ho vergogna di dirlo, perché effettivamente così è stato. Fatta l'età opportuna, uscì dal collegio e venni a Pomigliano, mia madre mi venne a prendere. E per la prima volta la conobbi proprio all'età di 13 anni, 14 anni. Era la prima volta che vedevo mia madre. Figuratevi, non ci volevo credere. Ma poi sono venuto a Pomigliano e ho trovato che questa illusione, questo sogno di avere una casa, una famiglia, delle sorelle, purtroppo è stato svanito. Anzi, ho trovato una situazione che era peggiore. Cioè, mio padre che lavorava a 40.000 lire al mese, mia madre che di salute non stava molto bene, io andavo a scuola, ho fatto fino alla quinta elementare, poi mi sono preso la terza media da privatista e, ripeto, facevo scuola e lavoro, appunto per aiutare la famiglia, diciamo così, la baracca, perché con 40.000 lire al mese non si poteva vivere. Mia madre si arrangiava a lavorare, non so, da una signora, faceva una scala, faceva le pulizie, si guadagnava quel poco da vivere, giornaliero. Nel 1978 erano quasi noi, ci eravamo formati come sezzi alla fine del 74, abbiamo fatto queste cose, diciamo, continuato con le cose della tradizione. Poi siamo venuti, abbiamo fatto carnevale a Pomigliano, tutte queste cose qua. Nel periodo successivo a questo ho incominciato, mi ha chiamato il maestro Fellini nell'86-87, ho fatto una particina in un film chiamato Intervista, ho fatto la parte di Marachand, poi anche cose teatrali con Mario Martone, con Laura Angiulli. Quando andai a Cinecittà, vedi, Fellini stava girando proprio questa scena, la donna cannone, non so, mi abbracciava, ricette, e poi mi disse nell'orecchio, mi abbracciò e disse, t'ho ritrovato, capito? Disse, t'ho ritrovato, chissà che in da che la capasso, che c'è passato. E io dissi, mi ricordo che dissi, maestro, ma io non mi sono mai perduto. Perché lui mi rintracciò attraverso una fotografia, una 10-15, formata 10-15, di una che io ero vestito da donna, da zezza. E così, siete maestro, ma come va trovata questa fotografia? Io mi riconobbi, perché io ero là vestito da zezza, questo bel primo piano vestito da zezza, e io stavo là. C'è te, Marcellone, disse, qua non si dorme la notte, disse lui.
non si dorme la notte, così mi scelse. Nel 1996 io sono uscito dal gruppo perché, ripeto, gli impegni che mi venivano un po' dal cinema, dal teatro, altre produzioni, altre cose, è nata, non c'è stata più quella compatibilità di diciamo, come tempo, dico io, non per qualcosa. E sono stato costretto ad andarmene praticamente, a prendere la mia strada, a fare la mia scelta. E ho costituito là, in quel periodo, la mia Paranza, che porta il mio nome, Marcello con l'assurdo Paranza, che poi il gergo letterario, il gergo, il significato della famiglia, un insieme di persone che si mettono insieme, la Paranza e la famiglia. Il figlio del cortile, il cortile che esce dalla ritualità, diciamo, e va ad essere spettacolo, ad essere tra virgolette artista, tra essere, ecco, perché io poi, non avendo più la fabbrica nel 96, a Giaudarish faccia d'osta e panza che i vagato chi mi chiama chi le mie padre, nel senso che ho dovuto fare questa scelta, perché è giusto che sia così, perché chi vive d'arte oggi non è, specialmente in Italia, non è che tanto facile con tutta questa situazione che c'è. Senti, invece la registrazione del disco per la Real World com'è andata? Ci siamo costituiti come Spaccanapoli, abbiamo messo su, io ho ricantato quello che praticamente dovevano cantare i Zezzi in questo disco, e così nacque questa cosa. E poi il disco è uscito in tutto è uscito il mondo. Nel 2000, sì, è uscito nel 2000. Nel 2000, e da lì è iniziata la promozione, ecco, i Uomo del che ti parlavo prima, a Rittigan, a Casares in Spagna, in Palermo, qua in Italia, e poi grazie a Dio abbiamo girato un po' l'Europa, siamo stati un po', ecco, un mezzo mondo l'abbiamo fatto, dal Canada a New York, in Malesia, a Yokohama, Sì, c'è stata questa. Poi l'Europa, posso dire, si lavora più all'estero che in Italia. Il grande Peter Gabriel l'ho conosciuto quando andammo con gli Spaccanapoli a uno dei tanti WOMAD che la Real World organizza per il mondo. E io veramente, dico la verità, a me se non me lo presentavano non l'avrei conosciuto, anzi, ci fu una cosa pure simpatica, perché lui, Peter, si presentò con questa camicetta a pistagna, con questi pantaloncini, perché faceva caldo, questi pantaloncini corti, con queste scarpe da tennis, con i calzettoni,
sai, era vestito un po' come tutti gli altri inglesi che stavano lì al coso. Lui fu così gentile che ringraziò, una persona tanto umile, tanto grande, ringraziò, thanks, mi prese la mano e disse thanks. Allora dissi, where are you from? Allora, where are you from? Troppo bene. Senti, quello è Peter Gabriel. Vabbè, sai, ma metta a fare che mi do un'occhiaccia. Tu, scusami, Peter, c'è troppo problema. Si può, se non vuoi, ma fare un mor. Che freva, che da porto lì. Quando va notto si è, lo se va a scor, se lo ricorda te, se va a paura. Qui stiamo a Castiello, praticamente a Castiello è una località che si trova sul Monte Somma, dove praticamente in primavera si sale qua sopra e in onore della Madonna Castiello si vengono a fare le tamburiate, si viene a fare festa praticamente. È sempre il Vesuvio, però questa è la montagna che copre il Vesuvio e noi diciamo che è la montagna fredda che si contrappone a quella calda. E si viene qua, poi si va a salutare la mamma Schiavone, la Pacchianella come la chiamiamo noi, la mamma Pacchiana, e niente, si viene tutti gli anni qua a fare feste con le tamburiate, con le tamburre. Mamma sale in questa scalina dell'Oimà. Buongiorno. Io, come Marcello Colasurdo, dal cortile, dalle Schiavone, dalle matermatute, dalla tradizione popolare, dall'essere figlio di contadino del cortile, a fare l'operaio, e prima ancora tutti i mestieri, ecco, toccare, arrivare a Federico Fellini, arrivare a Peter Gabriel, arrivare a Domoye, diciamo, dove abbiamo avuto il grande piacere di fare una cosa nel contesto jazz. È un piacere e un grande onore, perché ecco, io mi vado in questa situazione a contaminare, anzi, contaminare forse è una parola che si usa troppo oggi, ma mi vado a solidarizzare, mi vado con il piacere a star bene con la musica. Stare su questo pentagramma che è la terra, essere noi le sue note, di tutte le note, di tutti i colori che è fatta sta musica, ecco, siamo tutti quanti là. Yeah.
sono entrato poco dopo che avevo, io sono entrato nel maggio, dal maggio del 1980, quanto anno teneva? 25. Teneva 25 anni, sono entrato in fabbrica e praticamente dopo tante lotte, tante burdelle che abbiamo fatto, tante iniziative insieme a tanti altri disoccupati, riuscimmo finalmente a, io riuscii a entrare, come si dice, per la finestra, non per la porta, perché io non fui assunto come dipendente direttamente all'ENI, ma andai con una ditta, appaltatrice che faceva le pulizie di ogni ordine e grado, operatore ecologico, come si dice oggi. Però la fabbrica mi ha proprio aiutato, nel senso mi ha fatto capire tante cose. Ecco, come se la fabbrica volesse distruggere la memoria tua, la memoria mia, no? E allora dice, no, io cantavo sempre, e chi le stesse sempre o gafone diventato operaio, il contadino diventato operaio, che mi rispondeva con questo rumore assordante sempre che faceva da sottofondo, e faceva a valle sì, ma vai che la salute, chi non l'ha, proprio come si faceva in campagna una volta, a catturare a suonare, magari lui stava a lavorare sulla macchina sua, e ha detto, ma c'è, noi quando ci vogliamo la sempre la voce, perché solo così ci potremmo conoscere ancora. Farà bene poca casa, se vuoi far vedere la rostra dei cazzi. Non sono l'auxiliare. No, ma è solo da fuori. Ehi, ciao Pasqua! Pasqua, ma sta cucinando tu. Questa era la mia casa. Vedevi, si scendeva. Non ti preoccupare, vabbè, tanto... Non ti preoccupare, sabato ti ricordo 7 qua. A uscire nel pigliato. No, no, a pigliare, prendi solo per mezzo qua. E questa praticamente era la casa dove abitavo con i miei genitori, ed è stato il set di un personaggio del film Immacolato. Il concetto, non so se è concetto Immacolato. Guarda là, qua ci tenevo il cuscinino. No, non preoccupare, tanto sono case contadine, non la da ripigliare. Vedi, io ci tenevo la cucinato là, e poi il gabinetto sempre in comune, dove praticamente noi a volte per vergogna andavamo a buttare il gabinetto alle 6 del mattino, che nessuno ci vedeva, però in modo che poi tutto il giorno si teneva. E questa era la mia casa, vedi? Betlehem proprio, troppo bello. Poi è andato a passare a ringraziare, mamma ha portato un po' di... Qua c'avevo il letto, qua c'avevo il comodino, tutto. Grazie, beh, obbligato, Oh, Carmelo! Come no? Accomodatevi! Ci mancherebbe! Accomodatevi! Mi ha messo a fare! Guarda, questa è Carmela! Guarda la tua futura sposa, guarda! io poi con la... Sai perché si conosco con Carmela?
Carmela è stata la mia seconda, ma dove poi non è potuto essere perché lui la figlia, io sono stato fidanzato con la figlia, avevo programmato pure il matrimonio, poi incompatibilità di carattere come succede spesso. Allora lei doveva, lei era dovevate vabbè, diciamo che vabbè, lei ora è felicemente sposata, no? Sì, con sì. I bambini. Ho sempre lavorato, sempre, da piccola. Sono entrati in casa sua che io avevo 3 anni. Mi venne a prendere all'asilo. Figurato. Là c'è stata signorina e là c'è tutto. Però dai, che siete come una sì, figlia. Sì. E Barretto. Il direttore Barretto. Faceva la messa a servizio e la faceva... Notte e giorni stava. Notte e giorni. E poi ti è sposata. Ma ti scusate, sì, ma ti scusate. Vabbè, ti sei scusato. Ma prima io ti faccio una fotografia mia. Fatto vedere la fotografia, Carmelo. Sta zitto, Carmelo, con me. E ho preso mio marito, aveva 30 anni più di me. E quando ne tenevo qua? Loca, 18 anni, 30 anni più. 31 anni più me. Cioè, E ti sei sposata, in chiesa, o hai fatto la fiuto con me? Ma ti sono la fiuto, se non fai faccio più. E che male! Carmelo, quando arrivano siete un po', ma così già però. Ma così. E c'è. E questo era proprio il posto, vedi? Questa è rimasta come tale e quale, ancora con questi ritorni, mi ricordo ancora, no? Con la gente che facevamo questa canzone di Zezza, questo canto della tradizione, la gente si metteva intorno, ascoltava questo canto augurale, diciamo, che salutava l'inverno con l'entratura della primavera. E i contadini amavano farla proprio, ecco, questo diventava il teatro, il loro teatro. Thank you.
siamo il terzo mondo dell'Occidente, siamo il terzo mondo occidentalizzato, il terzo mondo tecnologizzato, che i tempi vanno, corrono, e chi rimane a rete rimane sempre a rete. E perché caccia sta sempre, come ha detto prima, la legge del profitto che va sempre avanti, è solo che le scarpesa la dignità, violenta fisicamente, e praticamente ti distrugge. Allora tu vai a finire che veramente, se non ti dai una regolata, cioè aspetta, ma dove mi volete mandare? Dove mi volete mandare? Anche questa situazione di era globale, effettivamente, Rosemary, tutti questi vogliono che stanno giustamente contro la globalizzazione, anche se di questa dobbiamo prendere la parte buona, però quando questa diventa un unicum, diventa un unilaterale, diventa una cosa che anche qua diventa un numero, una matricola, se getta ti passa la gamba, ma che andare, e ti fanno perdere, pure i ritmi tuoi, i ritmi naturali tuoi, cioè a vito, sola, luna, calmezza, tranquillità, i ritmi proprio che sono i nostri primordiali, perché noi effettivamente ci vogliono fare con me in macchina, sabato. Ci hanno fatto con me in macchina, ci hanno fatto diventare automi, già dalla fabbrica, già da questo. Perché qua la ricchezza la gestiscono i governi, i padroni, i mafiosi, cioè questi sono i ricconi del mondo, capito? Che tendono a farci stare ancora nei soprusi, con i loro soprusi nella miseria, nell'ignoranza, ora ti organizzano guerre perché hanno una comanda sempre loro, o caro, torniamo alla guerra all'Iraq, americano. America, una dichiarata guerra, che anni ne fa, a mille poverelle, che anni ne fa, mi figli poverelle, e busso americana, te ne sembra bomba man, e c'ha avuta l'Iraken, cago cazzo mondo inter, perché dava la pace. Questi non sono autografi, sono multe. E se autografi sono? Si l'hanno accattato tutto a Maricino. Marina, versale di che? Versale di... Aspetta, versale, motivo di versamento. Ma l'ha attaccata a Maricino. Promesso, ma scusa, ma pure a fare che non vogliono a 300 euro al mese, a due anni per un anno, e poi 100, se ci fa pure io la promessa, no? Però nessuno è l'ordine, la garanzia. Marcio, ma stessa cosa, mi hanno cacciato questa legge che hanno aveva disoccupazione quelli che sono disoccupati. Perché non c'erano a tutto quanto? Hanno fatto anche figli a chi figli sta giunto perché non c'è. Sì, disoccupata, fatico non fatico, ti aspettano un salario garantita, è garantita, ti aspettano un salario garantita, si possono operaia, da riga della mente, ribella dove sono, ogni momento, ribella dove sono, ogni momento, perché la busta tua, da fare ogni manetta. Allora, perché ci sono le fazioni?
perché a Napoli c'è la territorialità, questi umi, questi tui, questi chillate, i fratelli qua, i camorra e paranza là e compagnia bè. Perché? Perché ci sta questa che è, per esempio, la droga, giusto? C'è una cosa illegale. Allora io, se fosse uno stato serio o vero, se la droga veramente mi fa uccidere la gente e mi porta alle fazioni e mi porta al fratricidio, diciamo, perché stesso loro con voi. Allora se fosse uno stato serio, avesse fa proprio cosa? Io dovrei entrare nel terreno della illegalità e legalizzare tutto ciò che è legale. La droga? Beh, io te la legalizzo la droga. Io, legalizzando tutto ciò, ho tolto potere d'acquisto a questi signori, è giusto? Ho tolto potere d'acquisto e ho legalizzato e poi magari alla vittima, quella la vado anche a curare, la vado anche, lo metto nella struttura, quello che ha bisogno della droga, della dose, gliela do e gliela tolgo. Qua gliela do perché ne ha bisogno, perché è un malato sociale, poveretto, e qua gliela tolgo con la cura, con la struttura, ma gratis, in modo che si evitano tutti questi ammazzamenti nelle famiglie, della gente, eccetera, eccetera. E poi c'è il lavoro. Soprattutto il lavoro, bisogna mettere mano veramente a lavorare. C'è effettivamente tanta ricchezza sparpagliata, tanta ricchezza sperperata, tanta ricchezza mal gestita. È un canto di corteggiamento, d'amore. Pappa nella mia, mamma voglia ma, pappa nella mia, mamma voglia ma. Pappa lei che porta sotto la porta la pigliata rutta, pappa lei che combinato sta tutto troppo, pappa lei si chiude a cena, trovavo la cena, pappa lei che sta patata tua cosa illuminata, pappa nella mia, comata voglia ma, pappa nella mia, comata voglia ma. Porto bene, porto tu con la mano, pappa lei che combinata, tanta gente tocca, pappa lei che porta faccia, porta tocco, tocco, braccio, pappa lei che porta fila, porta bravo le sardine, pappa nella mia, comodo voglia ma, pappa nella mia, comodo voglia ma. Pappa lei che porta sotto, porta la pigliata rotta, pappa lei che combinata, tanta gente tocca, pappa lei si chiude a cena, trovavo la giornella, pappa lei si sabotata, tua casa illuminata, pappa nella mia, comodo voglia ma, pappa nella mia, comodo voglia ma. Questa è la... E l'oralità della tradizione, la tradizione che si trasmette, che si passa a chi è più guaglione noi e ai ragazzi che poi abitano anche questa zona, sono figli di questa cultura e la tradizione è importante trasmetterla. Allora il primo passo è come andare all'asilo, è questo, dell'1-2. Allora la tamorra, che è quella che mantiene la tamorra, fa così. E l'amaro va dove deve andare. Allora, quando la tamorra sta andando verso destra, l'amaro già si deve incontrare. La sua destra. Vedi? Uno, prima me. Vedi? Uno. Vedi? Alla piano. Ho detto tempo. Vedi? Inizia sempre con l'1-2. E muovendo la tamorra o il tamburo, vedi? Sempre 1-2. Vedi? Questo è un movimento, se lo muoviamo sempre. Poi guarda, anche con la mano, col palmo della mano. Vedi? Questo è socializzare con lo strumento. Poi ci sono questi movimenti che vengono. A chi che cane da me, alla testa, oh,
quello che mi piaceva. Bravo, attenzione. Che piaceva dire sulla tammurriata? La tammurriata è canto e danza sul tamburo. Qua ci dovrebbe essere anche una danza fatta da coppie o dello stesso sesso o eterosessuali, perché anche lì la danza c'ha un particolare significato. Quello i danzatori dovrebbero eseguire ciò che dice il cantatore. Il cantatore parla d'amore, il cantatore parla di guerra, parla di lotta. Loro devono eseguire come una coreografia, come una scena, devono essere esecutori di quello che dice il cantatore. E questo si fa nel cerchio. Nel cerchio, quando parte la tammurriata, c'è la fronna, il canto a fronna, e i danzatori si mettono in maniera diagonale, mentre il canto a fronna va, i suonatori si mettono e dividono, cioè spartogliano la gente, cioè mettono la gente in cerchio, formano il cerchio, il magico cerchio, e quando tutto è pronto, questa arena umana è pronta, parte la tammurriata. Parte la tamorata e parte anche la danza, dove si evoca la vita, la morte, si evoca il gioco, l'amore, si evoca il lavoro dei campi, tutto ciò che succede nella vita. Dopo. Sì, sì, va piano piano. A dritto buono, va la pure. Mamella, dice Marcello, mettici sempre qua e mettici sempre là e non ci fa mai mancare. Vedi, questo è il bicchiere atavico, io qua ci metto sempre l'acqua e quando si secca significa che hanno uno da bere, vedi? Anche se uno sa che l'acqua scientificamente evapora, però noi dice che ne sa dell'animo priatore. Noi siamo tutti con una deduzione le vanno sempre qua e glielo vado a mettere qua, vedi? È così. Ecco qua. Poi eccoci,
e stanno a posto per un poco e diamo pure loro. Il mondo voglia nessuno di ste, non voglia nessuno di va che trovanna lo mio mare. Sovano da vastudaya, mi sovano da vastudaya. Mama na vag vastudani, mama na vag vastudani. Alla terra è concessa essere ferita solo dal contadino quando la passa a coppo con surcatore, con surcatore che la solca, la ferisce, perché la madre terra deve essere seminata e deve custodire il seme della vita. Mo quando il contadino semina a novembre, prima di seminare deve solcare la terra, la deve ferire, la deve aprire. Ecco, allora l'unica ferita che è concessa alla terra è questa, quella del contadino, quello del guafone, del seminatore che ad assumanà, e poi a luna e cosola, nelle stagioni che verranno future, deve custodire questo seme della vita, dell'amore, il pane, il grano, che poi diventerà pane, grano, la frutta, il vino, l'uva, tutto, che diventa interessi trasformerà sempre con la fatica dell'uomo, e questo è importante, perché i contadini amano ringraziare le divinità dal precristiano ad oggi, le divinità che oggi sono Madonna. La Madonna di Montevergine noi la chiamiamo la schiavona, e a mamme tutte schiave, la madre per noi è sempre la madre terra, la madre terra ferita, solcata. Monte dei Vergini è specificato dei Vergini perché nell'antichità le sacerdotesse, le donne del tempio o del tempo amavano portare i figli, i vergini, e le sacerdotesse del tempo, loro amavano prendere simbolicamente i genitali dei propri figli, dei propri nipoti, era concesso solo alle donne questo, e con un grande gesto della semina toccavano i genitali, e con il grande gesto della semina lo offrivano alla Madonna, alla divinità. Ecco questo rituale sacro, religioso, che non ha tempo, secondo me fa capire che Monte Partenio, attualmente chiamato Monte Vergine, è perché si faceva questa ritualità già, secondo me, dal precristiano, e fino ai tempi d'oggi qualcuno, qualche donna, qualche anziana, quando sale lassù la scala santa lo fa quando si portano le verginelle, quando si portano i figli e creature, chiamavano giustamente, e si iniziano così nella fede e nell'amore, voglio dire, di questo grande atto, e a lei si rivolgono perché è la loro madre terra, femmina terra e madre. Putting him up on that man, or even now.
de forte pene. Cata mzale, negesta scala zan. E na voda lan nuj pazim, o pazim gufet ku devocion. E o pazim ve, mamma chi vi salute e chi vi maladi, dopo ne va a cerca delle scali, ma non va già. Cinque basta der fa la furnista wer miete ne voghe vasce no basta der oh oh mamma do o te mamma. E tu gattie, no sei bravi i da nos, e porta gila nant, gade vuzion, e noi che fe, ed te volim bene. Tata buona mamma schiavona, tata buona mamma schiavona. E tu ci guardi che braccia vostre noi, e chiama lì casa nostra. E noi chiama lì casa nostra. Attenzione, maestro. Ciao, arrivederci.